Ciao, in questo secondo video andiamo a vedere come fare l'approccio geometrico invece in battere, quindi tutto è molto simile a quello che abbiamo studiato nel primo, quindi anche come porzione di tastiera le zone sono sempre quelle. Quando abbiamo l'approccio con una ghost note partiamo dal Sol e a mano ferma abbiamo la diteggiatura 1, 2, 3, 4 su tutte e quattro le corde. Quando abbiamo due ghost partiremo dal La, quindi dal tasto 5, e quando partiamo dal 7 avremo l'approccio a tre ghost. Cosa cambia rispetto a quello precedente? Che la ghost note deve essere messa sul battere, quindi avendo la batteria in cui io ho il suono, diminuiamo un po' la velocità, io ho il suono della cassa rullante che mi danno il battere, la mia ghost note deve arrivare qua, 4, ok? Quindi deve andare a mettersi sopra il suono della cassa o del rullante in battere. Questo qua sposta un pochettino gli equilibri di quello che stavamo facendo. Spendiamo solo due parole sulle ghost note, visto che nel primo video non te ne ho parlato. Come andiamo a farla questa ghost note? Quindi con la mano destra dobbiamo colpire come se dovessimo suonare una nota reale, soltanto che normalmente ti verrebbe viene da pensare che la ghost, per farla uscire meno il suono, devo suonare più piano con la destra. In realtà già fatica ad uscire la ghost note, quindi se la suono ancora piano uscirà ancora di meno, quindi devo esercitarmi a suonarla esattamente come se fosse una nota reale, perché non è la destra che deve andare a creare la ghost note, ma bensì la sinistra. Anche qua ci sono diversi metodi per creare questa ghost note e ognuno può utilizzare un po' quello che gli esce meglio. Noi di base dobbiamo fare un Sol. Quindi cerchiamo di stare già sul Sol. Può essere utile quando facciamo una ghost, appoggiare anche un secondo dito, perché in alcune porzioni della tastiera, appoggiando solo un dito, si rischia di far uscire l'armonico. Okay, che è fastidioso e non è più ghost note. Se io vado ad appoggiare anche un altro dito, vado a stoppare questo armonico che uscirebbe. La cosa che non ti ho ancora detto è quanto alzare il dito in modo che esca una ghost note. Quindi quello deve essere una cosa che devi vedere tu suonando. Quindi se così esce, prova a alleggerire piano piano. Ecco, senti che qua esce anche un pochettino di armonico. Quindi se io vado ad appoggiare un secondo dito, dall'inquadratura no, non si può vedere comunque perché è una cosa molto, molto fine. Però devi provare alternando prima suonata e ghost, oppure ghost e suonata. Ed è per questo che negli esercizi faccio sempre sfruttare tutte e quattro le dita, perché può essere diverso come approccio andare a fare una ghost con l'1 piuttosto che col 2, col 3 o soprattutto anche col 4, che è il nostro dito più debole. Quindi devo esercitarmi a creare le ghost con qualunque dito mi venga richiesto. Ok? Qua proviamo ad esempio, ti ho già fatto sentire il primo esercizio, che sarebbe numero 4, con l'approccio a una ghost. Nel secondo devo mettere due ghost sui primi due sedicesimi e sulla terza arriva la nota reale. Quindi faccio partire la batteria, inizio a scandirmi bene.
Adesso te l'ho fatto partendo da Sol, nella partitura, se non sbaglio, parte da La. 3, 4. Cambio corda. E ritorno da capo. Cerca di farlo almeno sempre due volte di fila. E poi passerò al terzo, che è tutto molto più conseguenziale, proprio perché non abbiamo più note lunghe, ma sono tutte da un sedicesimo. Quindi 2, 3. Eccetera, eccetera. Anche qua parti molto lento di velocità, segnati le velocità, poi pian pianino aumentale. Se vuoi utilizza anche la batteria, quella senza i riferimenti dei quarti che trovi sopra. Buon lavoro e ci vediamo al prossimo video.